Scusate, tutto quello che è stato detto non corrisponde alla realtà. Io 7-8 anni fa, di persona, sono andato a parlare con Zanonato, che mi ha mandato, e lo ripeto perché l'ho già detto, all'assessore Boldrin, all'assessore signora Boldrin, e ho detto: mi date il vecchio macello e io lo ristrutturo, e ma dice non abbiamo soldi perché stiamo facendo il San Gaetano, e dico non mi interessa che il comune mi dia soldi, ho un gruppo di persone che è in grado di ristrutturare il vecchio macello, oggi sarebbe già stato ristrutturato, chiaro? Quindi questa volontà non c'era, ma è stata addirittura negata, alla fine il vecchio macello sarebbe stato messo a disposizione perché nell'idea di chi ha proposto questo progetto era di creare un campus multimediale in quell'area che era proficua, creare anche un asilo perché là vicino c'è l'ospedale e ci sono le infermiere che hanno necessità di depositare i loro figli da qualche parte ed essere tranquilli, un asilo che durava tutto il giorno e non ad orario perché potessero accedere tranquillamente e lasciare i propri figli perché gli orari degli infermieri e dei... Com'è? Tutto gratis era certo, offerto. Certo. Soltanto scusa. Ti racconto questa. Signor editore, lei sta dicendo 7 o 8 anni fa. No, scusa. Mi lasci finire così sai tutta la storia e poi puoi capire il buon senso dove sta. Allora, siccome la signora Boldrin mi ha detto ma noi stiamo facendo il San Gaetano, io ho detto vi regalo un archivi che abbiamo venduto, perché noi la televisione è una parte delle nostre attività. Un'altra parte della nostra attività è creare, per esempio, archivi. Tutta questa televisione viaggia in digitale attraverso i nostri ingegneri che lavorano all'interno e che producono software originali nostri che poi regolarmente vendiamo, guarda caso, alla RAI, al Jazeera, a NTA, eccetera, che spendono volentieri i soldi perché gli diamo un prodotto. Lo regalavo, valore di 300.000 euro. Non hanno accettato. L'ha accettato invece lo IOV, che ha bisogno anche lui di archiviare tutta una serie di filmati, eccetera, e lo IOV ce l'ha ed è stato dato gratuitamente. Quindi non stiamo facendo proposte vane. Sono tornato dopo un anno da Zanonato, che non mi ha ricevuto. Successivamente mi ha ricevuto e mi ha mandato da Formaggio. Formaggio mi ha detto chi ci avrebbe pensato lui e credo che stia ancora pensando. Allora, scusate, a cosa serve il progetto? Se la cosa era già fatta. Non solo, ma stiamo creando un comitato di cui fa parte anche questo gruppo scientifico perché si attivi definitivamente questa area abbandonata a se stessa dove ci sono i muri che stanno crollando e che si possono tranquillamente mettere a posto. Allora, perché si nega la possibilità di dare spazio ai giovani e spazio definitivo dove si possono confrontare? Allora queste proposte elettorali, tutte le altre non ho modo di confutarla, questa la confuto in toto.